l'allevamento delle api è fondamentale, perché le api permettono poi tutta quella che è la biodiversità che abbiamo intorno. E biodiversità significa avere una enorme presenza di specie botaniche diverse, ma è evidente che anche gli animali di queste specie botaniche si nutrono. E anche noi a caduta evidentemente ci nutriamo di specie botanica, ma ci nutriamo anche degli animali di allevamento, e quindi la biodiversità è fondamentale poi per la salvaguardia di quello che è tutto il creato, in buona sostanza. Le api partecipano in maniera essenziale a tutto questo. Sì, ultimamente si parla un po' in un clima allarmistico addirittura della scomparsa delle api. Com'è la situazione qui nella parte del Gran Sasso? La situazione qui da noi è una buona situazione, anche in funzione, insomma, delle aree parco molto estese presenti ormai da decadi. Quindi anche la conformazione del territorio, che non permette, insomma, un'agricoltura intensiva e uno smodato utilizzo di insetticidi e pesticidi che magari avremmo altrove, permette di salvaguardare in maniera opportuna la presenza delle api. Quindi è una piccola isola felice questa che abbiamo qui. Donatello Mazzocchetti, lo vediamo impegnato in una attività particolare. Che cosa stai facendo? Stiamo facendo le candele, proprio come si facevano un tempo, circa più di 1000 anni fa, quindi una delle prime tecniche, le più antiche, una delle tecniche più antiche, chiamata tecnica a cucchiaio, accollata dall'alto, perché poi subito dopo è arrivata l'immersione, stampi e via via. Quindi utilizzando la cera d'api, delle api. Sì, corda di canapa e cera d'api che nel Medioevo era rivolta un po' più a rango nobile, diciamo, alle chiese, perché anche un tempo costicchiava tanto, mentre i poveri utilizzavano il sego, il grasso animale, per farsi la candelina, che purtroppo puzzava, faceva fumo, ma faceva luce, quindi a mali estremi rimedi. Quindi stiamo parlando di una candela di prestigio, in qualche modo. Di prestigio, sì, una candela veramente è molto importante, perché come potete notare le candele sono intrecciate, sono tortili, che questa forma è una forma molto importante, una forma sacra, diciamo, che simboleggia l'ascensione, come le colonne, diciamo, che stanno a Roma, a San Pietro, attribuite al Bernini. Queste forme le vediamo spesso nelle chiese, perché simboleggia proprio l'ascensione, è una forma molto importante. Quanti tipi di miele ci sono nella zona del Gran Sasso? Ma nella zona del Gran Sasso ci sono diversi tipi, ma in buona sostanza la produzione base è quella di millefiori, vari tipi di millefiori in funzione della stagione. Mieli particolari come la Santoreggia, che non è frequentissimo produrre, c'è possibilità magari di produrre del miele di lupinella, che sarebbe, insomma, la crocetta, una leguminosa che viene coltivata in maniera diffusa come fieno, insomma, per gli animali, e direi che sono questi i mieli principali del territorio. Gli abbinamenti migliori per il miele? Ma abbinamenti alimentari possono essere quelli di miele e frutta secca, ma anche miele con frutta di stagione, che possono essere le pere, possono essere le mele, per non dimenticare poi tutti quelli che possono essere gli abbinamenti con i formaggi, sia freschi sia stagionati. E naturalmente poi il classico pane e miele. Assolutamente, gli alimenti semplici sono sempre più efficaci. Grazie. Grazie a lei. No, è andata benissimo, l'affluenza è stata, certo, uno vorrebbe sempre più gente, no? Però tutti i vari impegni ci obbligano a scegliere varie iniziative. Comunque è andata benissimo. I relatori sono stati fantastici, Roberto ormai è assodato, già l'anno scorso ha dato proprio una sferzata alla nostra manifestazione, e per questo lo ringrazio, come ringrazio anche gli altri. Comunque tutto bene, e sarà da riproporre ancora, insomma, sicuramente.